Me? Tutti a dirmi sotto i commenti fai video per Ronaldo, gnegnegne, le views, e mo' che lo conferma Sky, ma vaffanculo. Comunque ragazzi, è ufficiale, Cristiano Ronaldo è ricco, è clamoroso, cioè, hanno dato uno che... c'è i soldi, c'è più soldi di noi, cioè, non me lo sarei mai aspettato. Comunque, a parte i scherzi, ieri, ragazzi, cioè, addirittura ne ha parlato Sky, hanno detto che Cristiano Ronaldo ha messo il mi piace, cioè il seguito, è diventato follower di Bonucci su Instagram, quindi è fatta. Cioè, Cristiano Ronaldo, no, comunque a parte tutto, diciamo la situazione è questa. Mendes, che non è il porno baffo di Orange is the New Black, ma Mendes sarebbe l'agente di Cristiano Ronaldo e anche di André Silva, si è incontrato con Fassone o Mirabelli, dipende, tanto ormai sono una cosa sola, e pare che, come si chiama? Fassone, cioè Mendes, no, mi sono sbagliato. Sì, no, Mendes gli abbia chiesto tipo: ma come ti sembra André Silva? E Fassone gli ha risposto: sì, ma Ronaldo? E allora, insomma, Mendes gli ha detto: ma stasera gioca André Silva? E ha fatto: sì, ma Ronaldo? Poi Mendes ha detto: ma ha comprato un'altra cosa? Sì, ma Ronaldo? Quindi pare ci sia stata una richiesta per Ronaldo. Pare che il prezzo del cartellino sia leggermente alto, sui 450 milioni di euro. Veramente, ragazzi, qualcosa fa strano solo a sentire. Addirittura, ecco, mi è arrivato un messaggio: il tuo disco di avvio è quasi pieno, cioè, si è riempito lui, il computer mi si è riempito perché, cioè, 450, ragazzi, ci sfamiamo l'Africa e ci sfamiamo il Sud America. E ci sfamiamo veramente anche i, non lo so, ci sfamiamo tutti, tutti, cioè, ci sfamiamo, venite qua, mangiamo tutti, avevamo una mega cena tutta Roma, clamoroso, però insomma io credo ragazzi veramente una cosa molto dubbia, ho voluto portare un video un po' cazzaro, però parte tutto ragazzi, e qua il fair play finanziario si sfonda, cioè nel senso, allora si è parlato del progetto biennale, quindi più possibilità per il Milan di finanziare il progetto, di tirare più, però 450 milioni di euro, se vanno a sommare i 200 milioni con dei 200 quanti soldi degli acquisti precedenti, sono circa 650-660 milioni di euro in 2 anni, non li fai nemmeno se vai a battere sulla salaria, per cui secondo me, sì, a parte no, non li fai, però nemmeno se li fai per veramente 10 anni, 100 anni a battere sulla madre, figlia, nonna, nipote, cugina, non li fai, quindi... Secondo me no, cioè secondo me veramente, anche perché ragazzi, cioè, c'è veramente un progetto dietro, non penso buttino, non penso spendino 450 milioni tutti insieme, cioè magari li stali, li spezzettano, però 450, no raga no. Comunque io dico ai tifosi del Milan, io ho fatto un video divertente, però sognare non costa nulla, quindi fatevi una risata, sperate che questo venga e poi, cioè io sinceramente spero, ma magari anche no, cioè perché poi sarebbe un po' un problema, però sognare non costa nulla e ognuno è libero di sognare, il calciomercato serve a questo, quindi buon divertimento.